stanza, la parete dove io dormivo, sotto c'è il letto, si muove, quindi dove me ne vado? Qua sotto ci sono delle crepe, ma sembra abbiamo paura. Come dobbiamo fare? Pensiero di ritornare in casa e trascorrere la notte sarebbe stato un incubo. Ma noi preferiamo stare in macchina. Come si dorme qui al freddo e al gelo? Male. C'è una incapacità, mancanza di volontà di andare, di allontanarsi dalle nostre case, forse. Io di più per la mamma, perché lei soffre di pressione alta, problemi a cuore, presa un attacco di nervi, eccetera. Anche molta paura, immagino, shock per stanotte. Certo, sicuramente. E all'inizio ho reagito, poi mi ha preso la crisi dei nervi. Cioè, mia moglie e i miei figli, se era per me, me ne andavo sopra, ma siccome ci sono loro... Ha paura di altre scosse. Cioè, ci hanno offerto di andare in albergo, avevamo anche la possibilità di portare i cagnolini, ma noi preferiamo stare in macchina. Come si dorme qui al freddo e al gelo? Male. È stata una giornata difficile? Molto. La parete dove io dormivo, sotto c'è il letto, si muove, quindi dove me ne vado? Qua sotto ci sono delle crepe, ma sembra abbiamo paura. Come dobbiamo fare? Molti di noi, come penso sia abbastanza visibile, hanno deciso di rimanere fuori, perché è comunque è angosciante ritornare nelle case. Io già ho avuto la brutta esperienza dell'84. Quindi è stata una cosa che si è ripetuta. Perché dormire fuori, cioè dormire in macchina e non dormire, ad esempio, in una struttura alberghiera? No, preferisco qua. Non abbiamo più niente. Avete perso tutto? Mamma ha già parte di cose, quindi... Però dormire qui al freddo e al gelo, c'è una temperatura veramente, sono 2 gradi. Lo so. Può darsi che poi andiamo qua nella prima stanza. E lei mi diceva, però in macchina ho anche 2 figli. Sì, dentro in macchina, sì. Solo che abbiamo paura, per questo non... Avete paura a stare in casa? Sì. Quindi avete scelto di dormire in macchina? Siccome ti stava scappando per sotto, si può mettere sotto con qualche macchina, magari qualcuno lo cerca, qualcosa che c'ha la targhetta, però non c'è né il numero né niente, quindi giovanotto, sei tranquillo, sei tranquillizzato.